Ciao a tutti, buon lunedì. Allora, parliamo di streaming. Alt, non capite male. Io non intendo spiegarvi come fare a riuscire a vedere le partite su internet, perché è una cosa illegale. E io di cose illegali non ne spiego nemmeno mezza, ovviamente. Si può trasmettere in streaming, non solamente vedere, ed è una cosa estremamente semplice. Voi potreste dire, sì, ma cosa trasmetto? Ma cosa sono la televisione? Beh, io ad esempio nel 2011 ho fatto una cosa, penso, abbastanza carina. Quella di trasmettere in streaming il mio matrimonio. E da poco si erano sposati, come si chiamava? William e Kate, quei due bambocci inglesi, e erano trasmesso il matrimonio in diretta. Io ho detto, aspetta, ma... dico, io e Topassi siamo un po' più importanti, un po' più veri e reali di quei due bamboccetti lì. E allora, visto che sono un informatico, mi sono un po' documentato. E ho visto che si poteva fare un qualcosa di simile, soprattutto per un motivo. Uno, io mi sono sposato in Repubblica Dominicana, circa 7.700 km distante da casa mia. E magari fossero potuti venire tutti amici e parenti, mi avrebbe fatto un piacere mostruoso. Però... cacchio costa. E allora cosa fare? Fare vedere il filmato dopo? Perché non farli partecipare in diretta, praticamente non fare assistere in diretta al matrimonio? E così ho fatto. Ho saputo che parecchi fra amici, conoscenti, parenti eccetera hanno assistito, ed è stata una cosa abbastanza carina. Là ci siamo sposati che erano le 3:30 del pomeriggio, qua saranno state le... o le 8:30 o le 9:30, sono mie cose, c'erano 5 o 6 ore di differenza di fuso orario, ed è stato un qualcosa di molto simpatico. Quindi cos'è che ho fatto? Ho avuto bisogno solamente di un computer, e avevo il mio portatilino, di una webcam, non quella piccoletta che c'è nel portatile, l'ho messa un'altra esterna, e una connessione a DSL, basta, nient'altro. Sì, avvisare ovviamente la gente a che ora c'è questo evento e a che indirizzo bisognava collegarsi per vederlo. Oggi vi spiegherò come farlo, semplicemente magari trasmettere in diretta a voi che vi mettete a cantare, a leggere un libro, quello che volete voi. In qualsiasi parte del mondo, chiunque abbia quel determinato indirizzo potrà guardarvi. Fico, eh? Allora, vediamo già subito cosa fare in maniera pratica, cioè dove troviamo chi è che è così pazzo da volerci ospitare. È semplice. Ecco qua, apriamo il nostro browser preferito e andiamo su. Ne facciamo volentieri a meno. Allora, www.giustin.tv. Ok, e avremo questa videata. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo iscriverci. Quindi sign in. Prima o poi arriva. Ok, allora se vogliamo facciamo tutto tramite l'account, il nostro account di Facebook. Io personalmente preferisco evitare, per un semplice motivo, perché poi magari pubblica su Facebook cose sue a nome nostro, o prende l'elenco delle nostre amicizie e dico, ma oh, ma fatti gli affari tuoi. Quindi creiamo un account normalissimo, quindi mettiamo mydearbyte2. Password, scriviamo password 2, non così stupida, mettiamo gennaio, primo gennaio del 88, così, email, e mettiamo data corsari, questa qua, gmail.com, vabbè, questa qua è la mia, una delle mie tante, e qua scriviamo esattamente il CAPTCHA, lettere maiuscole Q, V e G. Clicchiamo su Create Account e vediamo. Ci metto un po' di tempo, aspettiamo, non abbiamo niente da fare. Perfetto, a questo punto ci siamo iscritti a questo sito. Possiamo direttamente fare broadcast, cioè possiamo praticamente trasmettere. Quindi
Ecco, non ce lo permette perché ovviamente la nostra webcam è già utilizzata da questo programma qua, col quale sto registrando il tutorial. Comunque, in pratica, cliccando su Broadcast, riuscirete a vedere l'indirizzo e potrete cominciare a trasmettere. Allora, eccoci qua. Questa qua è la videata che avremo una volta che ci saremo registrati. A questo punto, notiamo qua in cima l'indirizzo www.justin.tv/, quella sopra il 7, tanto per capirci, my dear byte 2, perché è il nick che abbiamo scelto noi. Vedete qua? Benissimo. Allora, a questo punto qua, se per caso voi vi girasse di, come si fa ad andare avanti la foto? Vediamo un po' se ci riesco. Ecco, di premere il tasto broadcast, questo qua, potrete cominciare a trasmettere. Vi capiterà questo. Allora, avrete qua broadcast title, cioè diamogli un titolo a questa nostra trasmissione. Quello che volete. E poi vi comparirà questo per chiedere l'accesso alla vostra videocamera e al vostro microfono. Nel momento che voi farete consenti, cliccherete su consenti e avrete dato un nome ed ecco qua. Il mio evento in streaming, bella fantasia, eh? E sarete pronti. Avete anche una specie di chat room. Cioè potreste anche parlare dei cavoli vostri, la gente vi scrive, non lo so, un qualcosa tipo Skype, però solamente ha un senso per ciò che riguarda il video e l'audio. In pratica niente, a quel punto voi schiacciate, premete il tasto Start e questo è dopo e comincerete a fare la vostra trasmissione. Qua, ah, sto cantando, sono un cantante, cantante famoso, canto direttamente. Allora, dovrete dire alle altre persone l'orario, ovviamente, e l'indirizzo, che è quello che avevo detto, cioè www.justin.tv/ il vostro nickname, in questo caso My Dear Byte 2. Cosa succederà se uno si collegherà a quell'indirizzo? Che all'inizio avrà ovviamente la sua bella pubblicità, si vedrà qua. E vedrà anche un po' di pubblicità, mi sembra 28 secondi. E beh, d'altronde, insomma, è gratis, non ci costa niente. Ma chi se ne frega, va benissimo. E comincerà a vederci. In diretta, diciamo di sì. È una diretta differita, penso, più o meno di 16. Io ho calcolato un 16 secondi, più o meno. Però potremmo riuscire a vedere con che qualità. Quello è un altro paio di maniche. Ci sono anche dei siti dove magari vi permettono di trasmettere con una qualità migliore, però a pagamento. Qua, come sempre, non mi stancherò mai di ripetere, c'è sempre un'alternativa in internet gratuita a tutto o a quasi tutto. Insomma, qua è gratis, quindi ne approfittiamo. Ok, nel frattempo è anche arrivato un cliente. Diciamo che il Così, l'articolo del blog di oggi, spero che vi serva, è anche carino. Fate l'esempio, facciamo un esempio cretino anche. Magari si potrà anche trasmettere usando un cellulare. Chi lo sa, potete trasmettere la partita di vostro figlio in diretta, la tenete tacchete. Tutti i parenti, amici e casa con il loro computer potranno seguirla. Insomma, improvvisatevi cameraman, registi. Io posso dirvi che è stata una cosa che è stata molto gradita, è stata una cosa carina e simpatica. Quindi un'altra dritta che il sottoscritto vi regala. Ciao, a presto!